Buonasera, benvenuti, bentornati, nuova puntata di Vlog Gabinetto. Notizia bomba. Luca Morisi indagato per possesso e cessione di droga. Luca Morisi, il capo della comunicazione di Salvini, il capo della bestia. Ora, se c'è una cosa che me Luca Morisi mi ha insegnato è che bisogna sempre sfruttare le notizie di disgrazie, di droga, di spacciatori, di spaccio per fare follower. E io, infatti, eccomi qua puntuale a sciacallare come Morisi mi ha insegnato. Luca Morisi, indimenticabile, una faccia già a me, già quella faccia a me, non lo so, c'è qualcosa di strano in quella faccia. C'è qualcosa di viscido, non lo so, non mi trasmetteva tanta fiducia. Anche Salvini stesso, poi voglio dire. Dalla comunicazione che hanno adottato, veramente c'era solo da disgustarsi. E quindi, chi se lo sarebbe mai aspettato, eh? Tutti questi proclami contro la droga uccide, venditori di droga, metti a Salvini, mettiamoli in galera, lavori forzati, voglio che questi venditori di morte spariscano dalla faccia della terra, cioè roba da Kenny Guerriero, che Salvini, anche meno, insomma, no? Che poi te ritrovi. Che non è la prima volta, eh? Non è la prima volta, ricordiamoci, che un leghista dopo un post di Salvini contro la droga, contro i venditori di morte, viene indagato pure un leghista per spaccio. Non è la prima volta. Evidentemente sti leghisti gli piace drogarsi, non lo so. No, infatti è emerso, insomma, da quanto è emerso, ci sono gli hanno trovato a casa di Morisi delle dosi di cocaina, no, per uso personale, però nella sua cascina. Non lo so bene se hanno trovato droga liquida, droga solida. Non voglio manco sapere che caso è questa droga liquida, che hanno trovato in macchina questi ragazzi a Ferragosto che hanno detto che l'hanno presa da Morisi. Io non voglio sapere che è stata droga liquida perché potrebbe, cioè, droga liquida. Io penso subito a droga dello stupro, ma non vorrei che fosse veramente una catastrofe così colossale per Salvini e il suo staff. Perché vabbè, droga, ma pure droga dello stupro sarebbe veramente. No, 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 voglio pensare che sia semplicemente qualche droga così, ricreativa, no? Comunque è molto divertente questa storia. La cosa soprattutto divertente è che 4 giorni fa Morisi si era dimesso insomma, dallo staff della Lega, aveva rinunciato al suo incarico no, di capo web, social media manager, non so come cazzo si definisce questo capo della bestia, si era dimesso, dice per motivi personali, prima dicevano. Addirittura perché la Lega è no vax, è free vax, lui è pro vax, ma chi ci crede? Cioè questi dilemmi etici non me li aspetto da gente così. E ora si è capito perché. Perché già da mo' che girava c'era sta patata bollente, no? E da mo' che c'era sta storia, quindi se lo sono levato subito dal cazzo. Prima che esplodesse la notizia, lo scandalo, loro no, no. Lui, Morisi, non lavora più con noi, tutti a posto, no? Hanno fatto una cosa un po' strategica, penso, perché non credo che i leghisti l'hanno scoperto stamattina come me, eh. Già una cosa già da Ferragosto, indagini, cose varie. E niente, quindi poi Morisi si è scusato, no, perché scusatemi, mi scuso con la mia famiglia, con tutta la Lega, con Matteo, perché ho sbagliato, non è reato, ho sbagliato però ho delle fragilità esistenziali irrisolte, fragilità esistenziali irrisolte. Sei drogato, cioè, ti droghi come tanti. Però c'è gente che, insomma, anche grazie alla vostra propaganda del merda, viene additata, stigmatizzata, anche pestata a morte tipo Cucchi. Però le tue sono fragilità esistenziali, irrisolte. Cucchi era tossico del cazzo, eh? Tu, Cucchi, venditore di morte, voi avete causato quest'odio verso i tossicodipendenti, no? Con questi slogan del cazzo. E quindi adesso, voglio dire, chi semina vento raccoglie tempesta. Come si dice, no? E poi la cosa fantastica non è tanto la notizia, vabbè, che è comica, grottesca, no? Paradossale quasi, ma è proprio come Salvini stesso ha affrontato la cosa, come Salvini ha, insomma, ha commentato, perché tutti aspettano un commento da Salvini, no? Perché voglio dire, Salvini di fronte, cosa diceva quando venivano arrestati? Spacciatori, cose varie, ricordate tutti, pronto lei spaccia, al citofono, salve lei spaccia, quelle cose no, proprio populiste, schifose, no? Adesso invece no, adesso la cosa è diversa, siccome un amico suo ha fatto un post,
fatto un post su Facebook che sembra, non lo so, una canzone degli 883 degli anni 90, proprio quando un amico sbaglia, quando un amico sbaglia. Ma come venditore di morte, dovete sparire dalla faccia della terra, 2019, chi se spacci va in galera, forcaiolo, altro che se un amico sbaglia. Chi spaccia, chi vende morte deve sparire dalla faccia della terra, eh? Quando un amico sbaglia, sei il primo ad arrabbiarti con lui e ti arrabbi. Ma poi, gli porgi una mano, Cristina Metta ha scritto sta roba, gli porgi una mano, lo aiuti a rialzarsi. In questa foto, perché poi ha messo la foto, e l'ha buttata in caciara pure lì. Anche lì, attenzione, che anche in quel post Salvini ha applicato gli insegnamenti di Morisi, perché anche lì ha usato la bestia. In questa foto avevamo qualche anno di meno e qualche chilo di meno. E se ricomincia a parlare della Magnà, è un genio! Alla fine sono tutti geni, no? Cioè, ha capito? Genio, basta poco, no? Per buttarla in caciara. Anche lì che non c'entra un cazzo, si è messo a parlare dei chili di troppo. Salvi, non ce ne frega un cazzo della tua dieta. Ti fa le foto con la bilancia, che mangi di bignè, i maritozzi. Basta, pure adesso. Pure adesso che c'è di mezzo spaccio, attenzione, spaccio. La notizia dice cessione, aver ceduto delle dosi. Cioè, ma anche se l'hai ceduta gratis, è grave lo stesso, no? Perché non è che il drogato, se gliela dai gratis, non muore, visto che il venditore di lo spacciatore è il venditore di morte, anche il regalatore, il donatore di morte, uccide. Però va bene. Quindi la buttata in caciara, come sempre, un po' così, un po' bonariamente, un po' diciamo cerchiobottisticamente, perché tra amici non puoi che dire cattiverie, io ti sarò sempre vicino, rialzati, ce la farai, tutto diventa, capito? Quando sono amici loro tutto diventa libro cuore, quando sono altri spacciatori in galera, merde, specie se sono neri, specie se sono africani, bastardi che uccidono i nostri bambini, invece Morisi, un bravo ragazzo, un bravo, visto che bel bambino, sembra un 14enne, eh? Invecchiato, però sembra, sì, c'è una faccia strana, sembra, non so, tipo, boh. E lui come fai a odiarlo? È un povero ragazzino, 48 anni, però ha sbagliato, che vuoi fare? Ha sbagliato? No, cazzo. E no, non hai sbagliato, non è che io posso essere tollerante adesso, dopo che voi per anni avete inquinato la comunicazione politica, avete inquinato il dibattito con la vostra merda, col vostro nazi buongiornismo, buongiornazismo, come lo volete chiamare, no? Tra un pollo arrosto, un polletto rafforzante, un maritozzo con la panna e uno slogan fascista. Non si può, non si può. Queste cose purtroppo, vedi, alla fine il karma, alla fine un po' di giustizia arriva. Quindi, caro Matteo, il tuo double standard è patetico. Non te lo posso scrivere su Facebook perché mi hai bloccato da anni, no? Però è ridicolo, insomma, no? Prendi le tue responsabilità, cioè prendi una posizione netta, no? Sul tema della droga, che è tanto caro, tanto importante per la Lega. E no, così così è troppo facile. L'amico tuo si può drogare, quell'altro non si può drogare, quell'altro possono pure crepare dentro una caserma ammazzati, chi se ne fotte. Non sono geni della comunicazione, un genio della comunicazione può sbagliare. No, no, se sei proibizionista, moralista lo devi essere anche su Morisi, anche sul piccolo Luca, sul piccolo Luca Morisi, che ti ha portato, anche se effettivamente è grazie a lui che sei diventato il politico più votato d'Italia. Adesso c'è la Meloni, però la Meloni pure si è appoggiata a quel tipo di comunicazione. Però se non c'era Morisi che ti insegnava, guarda Matteo, comincia a mangiare, comincia a fare le foto da scialacotto dentro in cucina a fare il pupazzo, tu rimanevi all'8%, sei arrivato al 30% grazie a lui. Capisco, capisco la riconoscenza, però c'è il limite a tutto. Guarda che pure i tuoi elettori tra un po' si accorgeranno che li stai a piappa il culo. C'è la Meloni lì pronta a farti le scarpe. In definitiva, direi che abbiamo scoperto che la bestia, la famosa bestia, era tossica non solo in senso figurato, c'era proprio una tossicità reale. E niente, vediamo, attenderemo sviluppi, attenderemo nuovi post di Salvini, attendiamo trepidanti interviste dove lui riparlerà della Magnà, degli operai, avvocati, calzolai, di cose che non c'entrano un cazzo, senza andare mai al punto, perché così fa Salvini. E
E vedremo poi Morisi cosa farà, se deciderà magari di abbandonare la comunicazione, il social management, come si dice, e magari andrà al Grande Fratello VIP. Perché no? Luca, buttare sul Grande Fratello VIP, tanto ormai sei famoso, hai fatto una cazzata, sei fottuto, o diventi il nuovo Lapo Elkan, o non lo so che te puoi inventare. Detto questo, io penso che per oggi può bastare. Vi saluto, mi raccomando, se avete apprezzato questo video, iscrivetevi al canale, condividete, scampanellate, non vi drogate perché se no la droga fa male e tornate qui per una prossima puntata, spero di alto livello, almeno come questa. Ciao!